Buongiorno e benvenuti a Smart Italia, la nostra rubrica che vi racconta ogni giorno il paese che non si ferma. Oggi ci vedete in questa nuova versione attraverso i telefoni perché abbiamo un problema di linee e anche in questo caso si va avanti e si continua a lavorare. Oggi vi raccontiamo l'esperienza della Regione Marche con la dottoressa Rinaldi, responsabile informazione e comunicazione istituzionale della Regione. Dottoressa, buongiorno. Cerchiamo di capire con lei cosa la sua regione sta facendo per un'informazione capillare ai nostri cittadini. Buongiorno a tutti. Noi siamo partiti, diciamo, da un'idea. Nel momento in cui sono cominciati a manifestarsi i primi contagi, abbiamo un po' capito che il nostro trend era purtroppo un trend negativo per quanto riguarda questa emergenza coronavirus. Ci siamo detti che era meglio informare i cittadini in modo trasparente e diretto, anche con brutte notizie, piuttosto che per evitare che invece ci siamo angosciati con le fake news. Quindi abbiamo cominciato ad andare direttamente ai cittadini, prima attraverso il canale social che noi utilizziamo di più, che è il canale Facebook, e poi attraverso l'introduzione nei primi giorni di marzo del canale Telegram. Il nostro canale Telegram attualmente ha 25.700 iscritti, che noi informiamo puntualmente con tre appuntamenti fissi, che sono il rendiconto del GORES, del gruppo operativo per l'emergenza regionale sanitaria, della mattina, dove abbiamo l'elenco dei tamponi positivi e quindi registriamo il trend di crescita, purtroppo ancora solo di crescita rispetto al giorno precedente. Poi il GORES ci manda verso le ore 12, tra le 12 e le 13 ci manca una scansione, fortunatamente anche le guarigioni negli ultimi giorni, nella suddivisione per province delle positività, e la sera purtroppo l'ultimo appuntamento è quello con la scheda dei decessi. I decessi stanno ancora purtroppo crescendo e noi tutto questo lo trasmettiamo immediatamente ai cittadini attraverso il canale Telegram. Tutto registrato nelle news sul portale della Regione Marche, cioè praticamente noi partiamo dalla news su Regione Marche, immediatamente rilanciamo su Telegram e poi rilanciamo su Facebook. Contemporaneamente abbiamo una lista broadcast con i giornalisti delle nostre testate regionali e alcune testate nazionali, ai quali ugualmente noi rilanciamo questo tipo di notizie. Attraverso Telegram durante la giornata trasmettiamo anche le comunicazioni che normalmente mandiamo solamente alla stampa, quindi c'è veramente un aggiornamento in tempo reale, realissimo di tutto quello che succede, di tutto quello che si decide in regione. Quindi, a parte il potenziamento dei canali anche con l'uso di Telegram, lei pensa che oltre questa emergenza potremo più fare a meno, una pubblica amministrazione potrà più fare a meno dei canali social? Ma io credo di no, io credo di no perché tra l'altro si è venuto a creare un rapporto di grande, lasciatemi passare il termine, confidenza con i cittadini, cioè i cittadini si fidano della pubblica amministrazione, della nostra pubblica amministrazione, a ogni lancio riceviamo commenti sotto i post, ma anche tantissime richieste in posta privata, non si riesce neanche poi a rispondere a tutte perché veramente il cittadino si identifica come colui che può dare una risposta e soprattutto si fida. Paradossalmente l'aver dato la brutta notizia senza filtri ha fatto sì che i cittadini veramente si fidassero a tutto tondo della pubblica amministrazione in questo caso e quindi non si potrà sicuramente tornare indietro. Dottoressa, ce la faremo? Ce la faremo, io dico sempre, no? Anche quando si risponde ai cittadini, ce la faremo, insieme ce la faremo, questo è un po' lo slogan di tutti. In realtà il grande punto interrogativo che ci poniamo tutti è qual è la fine di questo film? Noi non la conosciamo ancora, stiamo scoprendo che il tipo di comunicazione che facciamo, il tipo di informazione che diamo è un'informazione sicuramente di prospettiva, no? Perché la prospettiva è quella di appunto, rendere tutti consapevoli al massimo
e la situazione che stiamo vivendo, dei rischi che si corrono, ma anche della necessità che ognuno sia protagonista. La nostra ultima campagna di lunedì scorso è il manuale del guerriero, cioè noi abbiamo deciso di fare di nuovo l'elenco delle regole da rispettare, ma non più soltanto dicendo restate a casa, io resto a casa, ma i guerrieri siete voi, i guerrieri siamo tutti noi, ognuno combatte questa guerra con le armi che ha, ma tutte le armi sono importanti allo stesso modo. È importante che la pubblica amministrazione prenda decisioni anche coraggiose, ma è importante che ogni cittadino si faccia la sua armatura, combatta il virus, resti a casa e segua le regole. Quindi un po' il messaggio che abbiamo voluto trasmettere è stato questo, diciamo. Per cui ce la faremo, ne usciremo diversi, sicuramente ne usciremo e sicuramente ne usciremo diversi. Per quanto riguarda la comunicazione, ne usciremo più legati, secondo me, ai cittadini con cui parliamo ogni giorno. Bene, per gli aggiornamenti, dottoressa, noi prendiamo un impegno, ci risentiamo. Ogni qualvolta, ecco, anche noi registriamo questo cambiamento nel rapporto con i cittadini legato ad un momento di difficoltà che ci accomuna. Quindi sentiamoci, se lei ce lo consente, sotto la sua intervista condivideremo questa sua campagna, questo video bellissimo, di cui le facciamo i complimenti per questo racconto da parte di un cittadino normale che si deve trasformare in un guerriero, perché dall'altra parte abbiamo comunque un nemico. Dottoressa, grazie molte. Buona giornata. Grazie, grazie a voi, buona giornata, buon lavoro a tutti. Grazie, arrivederci. Arrivederla. Buongiorno.